video sorvegliato a Pasqua Web per il comune di Casoria. Quindi è nostro obbligo dare la parola al dottor Mariano Marmiello, direttore commerciale di Pasqua Web per il centro Sud. Salve a tutti. L'intervento parte da due sostantivi: pianificazione e innovazione. Sono due aspetti che io ho rilevato all'inizio del nostro rapporto con Casoria, con il Casoria, la città di Casoria, e a distanza di ormai più di un anno posso constatare, con questi esempi che oggi portiamo, che un'attività di pianificazione fatta molti mesi fa sta dando dei frutti in termini di costo incrementale delle realizzazioni. Cioè, aver progettato per bene una rete due anni fa oggi ci consente di avere dei servizi nuovi con un costo incrementale esiguo. Quindi non si parla più di emergenza, così come purtroppo siamo abituati noi nel meridione, ma si parla di pianificazione. Posso assicurare che tutti questi interventi incrementali poggiano su una scelta fondamentale che è stata fatta tempo fa, di operare su una rete a banda larga capace di ospitare tutti i servizi che man mano si rendevano necessari. L'altro termine è l'innovazione. L'innovazione non è qualcosa che cade dall'alto, l'innovazione è la capacità di esprimere di fabbisogni e trovare sul mercato una tecnologia adatta a soddisfarli. Ecco, questa domanda di innovazione che è venuta fuori dal comunicatore ha trovato soddisfazione in elementi tecnologici che, rispetto a un intervento tradizionale, ha dei costi anche qui dove c'è il territorio. E quando si parla di sorveglianza costante 24 ore su 24 in alcuni siti, spesso a quanto sarebbe costato farlo con dei mezzi tradizionali, sarebbe stato impossibile. Mentre invece questo di aiuto dà anche un ausilio importante, quindi professionalizza molto le forze dell'ordine e quindi anche la capacità di recepire questi strumenti da parte delle forze per la sicurezza dimostra anche qui una capacità di innovarsi, capacità di ospitare la tecnologia nel modo migliore e di offrire quindi un servizio sempre più di qualità, non soltanto di repressione dei reati più gravi, anche dei reati più rispicci, quelli dovuti all'indolenza, che va aiutata e quindi va benissimo l'utilizzo delle sorveglianze per le situazioni ambientali. Secondo lui, ma un peggiore di quando si parla di sorveglianza, volevo introdurre l'argomento che ci diceva il senatore. La videosorveglianza è possibile integrarla. In realtà sono gestite tutte le telecamere che abbiamo in Italia, perché le vostre voci ne fanno un ampio utilizzo e quindi di solito l'approccio è inverso, nel senso che sarà il comunicatore che metterà a disposizione le proprie telecamere di questo sistema nazionale e a quel punto qui interviene la politica. Di solito io ho 10 telecamere, tu quando le dai il capo per darsi una mano con le forze nazionali, per il Ministero della Difesa. Per cui questo è un modo per sedersi ai tavoli nazionali per poter fare una videosorveglianza attiva sul territorio laddove ci stanno elementi criminosi importanti, ma purtroppo è accaduto nei mesi scorsi.
quando lei prende qualcosa come utente, e quindi questo vi è di garanzia. Però vi è stato anche un elemento importante di collaborazione per individuare le esigenze. Insieme all'avvocato Pesci e al presidente Giardi su questo aspetto in particolare di educazione ambientale è venuto fuori proprio da un senso di incompletezza che quello che si stava facendo mostrava, perché il sistema di raccolta e differenza del pubblico e di esempio, spesso si parla di Salerno, no? Si parla di Salerno, però le condizioni sono del tutto diverse e probabilmente Casoria è più grande di Salerno, comunque ho detto anche questo, non dal punto di vista delle dimensioni. E quindi vuol dire direi di iniziare a portare avanti invece il caso virtuoso di Casoria quando si parla in campagna di raccolta differenza, e questo è con la realizzazione di tutta la ecologica lo si possa fare senza temere il confronto. Voi oggi qui avete una rete a banda larga importante, avete nella fibra che vi consente di poter implementare queste soluzioni basate sul video e movimento. Avete un sistema sicuro, queste immagini sono sottoposte a tutela della privacy e voi utilizzate tutti gli strumenti ad oggi richiesti dalla normativa, e direi che siete in una fase per Casoria all'inizio, ma per altri comuni un punto di arrivo, e questo è di un auspicio per il proseguo di questa nostra collaborazione. E sono veramente contento di questa ulteriore realizzazione, che altre magari sono passate in supporto.